Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglie Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo basco. Ve l'ho fatto vedere, vi ho fatto la presentazione, diciamo, del progetto alla fine per rispondere alle richieste di numerose amiche che dicono che la miniatura dura troppo poco e quindi non è possibile vedere molto bene l'oggetto da realizzare. Quindi ho preferito finire l'oggetto, farvelo vedere già finito. E poi spiegarvi quali sono i materiali, così avete idea di cosa sarà prodotto alla fine di questo video, di questo video tutorial. Allora, questo è un baschetto che si realizza con circa 50 grammi di questo filato che si chiama, questo qui, che si chiama Naco Baby ed è un 50% poliamide e un 50% premium acrilico, che è adatto per i bambini, è morbidissimo, non fa pelucchi ed è veramente delizioso da lavorare. Ha circa 300 metri per 100 grammi e si lavora con i ferri del numero 3,5 e del numero 4. Io effettivamente per lavorare questo pezzo ho utilizzato i ferri del numero 4, poi ho utilizzato un uncinetto del 3,5 per la realizzazione del fiore che abbiamo poi utilizzato come decorazione. Opzionalmente potete utilizzare un segnapunti per segnare la metà del ferro quando ci saranno le diminuzioni. Poi ho utilizzato un ago da lana per cucire il fiore, comunque per cucire il pezzo, un metro da sarta perché ci servirà a prendere le misure e un paio di forbicine. Quindi queste sono le dotazioni per la realizzazione di questo pezzo. A questo punto direi che possiamo partire. Io partirò con un campione ridotto perché il pezzo diciamo è semplicissimo da realizzare, quindi vi faccio vedere semplicemente quali sono i punti e poi vi do tutte le indicazioni per poterlo realizzare sia nella taglia che abbiamo visto, che è per una circonferenza della testa di 56 cm, quindi per un adulto, sia per poterla eventualmente adattare a qualsiasi taglia. Io vi auguro un buon lavoro e un buon divertimento e spero che il progetto vi piaccia. Per realizzare questo cappellino io ho avviato 100 maglie. Adesso in questo caso vi farò vedere la lavorazione con un campione ridotto in modo che possiamo vederlo senza avere la necessità di fare tutti i giri nella loro, diciamo, complessità, nella loro lunghezza. Inizio con un cappio sul ferro destro. L'avvio è quello del long tail caston, che è quello in cui io prendo con il pollice e l'indice il filato e infilo poi il ferro di destra sotto la solina che si forma sotto nella solina che si forma sotto il dito indice e faccio un numero di maglie che devono essere necessariamente pari e di una dimensione per il punto coste 1,1 che sia circa 15 cm inferiore alla circonferenza della nostra testa. Quindi in questo caso io ho una circonferenza di 56. Il lavoro che ho realizzato avviando 100 maglie è stato di 40 centimetri. Allora, vediamo quanti sono: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Facciamo 22, anzi 24, così sono due dozzine. Allora, 24 da lavorare a coste 1,1. Coste 1,1 che lavoriamo così. Passiamo lavorandola a dritto la prima maglia del ferro, che è un'eccezione questa perché di solito la prima maglia del ferro non si lavora, però in questo caso la lavoreremo proprio perché è il primo giro. Poi prendiamo il filo e lo giriamo sul ferro destro, prendiamo dal retro la maglia che si trova sul ferro sinistro e facciamo una maglia a rovescio. Poi facciamo una maglia diritto e una maglia rovescio. Questo è il punto coste 1,1. Questa non è una scuola di maglia, quindi io parto dal presupposto che voi sappiate già fare dritto e rovescio. Nel caso in cui non fosse così, vi invito comunque prima a vedere una lezione di maglia in modo da capire come funzionano il dritto e il rovescio. Io ho fatto una lezione sul dritto, sul rovescio sinceramente non ancora, però magari lo vediamo un po' più avanti nel motivo che svilupperemo che ha un giro tutto a rovescio. Quindi adesso faccio l'ultima maglia,
del ferro, sia che si lavori a dritto, sia che si lavori a rovescio, si lavora sempre a dritto. Questo si chiama vivagno. Allora, ricominciamo. Quindi abbiamo detto che la prima maglia del ferro non si lavora normalmente e quindi non la lavoreremo. La seconda la lavoriamo a rovescio, quindi abbiamo un rovescio su un dritto e un dritto su un rovescio. E così si formano le coste. È come se fossero delle maglie a legaccio alternate. Vi faccio vedere adesso 6 giri, quindi non faccio tutti e 12 giri che poi farò per il campione. Adesso poi vi dico, scusate per l'oggetto finito. Adesso poi vi dico quante maglie ho messo su, ve lo dico bene, quante maglie ho messo su e quanti ferri ho fatto. Ok, quindi questo è il secondo giro, ne facciamo altri 4. 1, 2. Abbiamo detto che questa è la maglia a coste 1-1, significa che dobbiamo alternare nella nostra lavorazione un dritto e un rovescio, in modo da avere un punto che risulta molto elastico e quindi molto estensibile. Bello da vedere e pratico, che poi diciamo è quello che solitamente rifinisce tutta la parte inferiore dei golfini. 1, 2, 3. Faccio questo e un altro e poi dopo passiamo al motivo. Il motivo, se non ricordo male, il nome ufficiale è punto a rollini. Sono praticamente righe di punto legaccio di maglia rasata che si alternano e adesso vediamo come. Semplicissimo anche questo. Non ha bisogno di multiplo, non ha bisogno di nulla, semplicemente si lavora in maniera lineare ed è estremamente versatile perché appunto dà anche una certa, come dire, un certo gioco quando si realizzano i capi. Infatti io poi dopo questo progetto con cui prenderete dimestichezza col punto ve ne farò un altro un po' più articolato che è proprio un capo di abbigliamento sempre con questo punto, non con le coste ma con il punto a rollini. Ecco, siamo arrivati all'ultimo giro di costa. L'effetto della costa 1-1 è questo qui. Vedete, è un punto molto elastico, non ha un davanti e un dietro perché è uguale da tutte e due le parti e viene utilizzato comunemente per rifinire tutto il bordo inferiore dei maglioncini per renderlo più aderente. Allora, a questo punto iniziamo il nostro motivo alla maglia a rollini, che è composto da un giro a dritto. Facciamo dritto normale, e un giro a rovescio. Il rovescio magari lo vediamo un po' più da vicino, visto che anche nel precedente progetto non lo avevo fatto vedere nello specifico. Allora, lavoriamo sempre la prima maglia a dritto, la prima e l'ultima si lavorano sempre a diritto. Prendiamo il filo e lo portiamo sul ferro. Prendiamo il punto sul ferro di sinistra non da sopra verso sotto come facciamo per il dritto, ma da sotto verso sopra. Prendiamo
Prendiamo il filo e lo passiamo in senso antiorario sul ferro. Sfiliamo la punta e lasciamo cadere il punto. Rientriamo nuovamente, quindi lo lasciamo per il rovescio, lo lasciamo sempre sul ferro di destra il filo. Rientriamo da sotto, passiamo il filo in senso antiorario, sfiliamo il ferro tenendo il filo sul ferro e lasciamo cadere il punto. Entriamo ancora una volta, passiamo il filo e sfiliamo. Passiamo il filo sempre in senso antiorario e sfiliamo. Lo facciamo per tutto il giro. Molto, molto lentamente, così siamo in grado di vederlo. Lo passiamo in senso antiorario. Vediamo se così lo vedete meglio. Comunque si dovrebbe vedere. E arriviamo alla fine del giro, dove sappiamo che l'ultima maglia si lavora sempre a diritto. Adesso abbiamo due giri a diritto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Adesso giriamo il lavoro, facciamo il secondo giro a diritto. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Ok, vedete che qua si è formata una riga che ci fa vedere che adesso inizia la parte appunto legaccio. Quindi adesso io cosa faccio? Lavoro il prossimo giro a rovescio. Ecco qua, e ho fatto il mio giro a rovescio, sempre primo e ultimo punto lavorati a diritto. Vedete che adesso si comincia a vedere meglio? Ci toccano adesso due punti a dritto, due giri a dritto. Uno e due. Quindi, ricapitolando, il punto a rollini non è altro che l'alternanza di due giri a dritto e uno a rovescio. Adesso faccio l'ultimo a rovescio e l'ultimo a dritto, così vi faccio vedere come viene.
Facciamo un ultimo giro dritto, così si vede già lo stacco. 1, 2, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Ecco qua. Adesso, come vedete, è abbastanza visibile, quindi si alternano tre righe a maglia rasata e tre righe a legaccio. Quindi questo è il dritto, questo sarebbe normalmente il dritto e questo sarebbe il rovescio della maglia a legaccio. Dobbiamo alternare queste righe per fare il nostro motivo a rollini. Detto questo, adesso riprendo in mano il pezzo a dimensione originale, quello per cui vi dicevo ho avviato 100 maglie, ho lavorato 12 giri a coste 1-1 e poi ho lavorato 7 motivi completi di questo più 3 righe. 7 motivi che sono composti da 6 righe, quindi 7x6, 7x7 49, 7x6 42, 42 righe, 7x6 42, giusto? 42 righe, quindi un totale di 45 righe che a me hanno fatto un'altezza di 14 cm. Ci vediamo dopo. Allora, siamo arrivati a questo punto in cui io, dopo aver realizzato la mia parte elastica a coste 1-1, quindi per 12 giri, ho fatto la mia parte appunto rollini, che praticamente ha un rollino appunto legaccio e uno a maglia rasata. Io inizierò a contare gli spazi, diciamo le righe a appunto legaccio, a partire da quella che si attacca direttamente alle coste, e quindi ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. All'ottava cominciamo a operare delle diminuzioni. Perché opero delle diminuzioni? Perché non voglio che quando chiudo il mio pezzo a metà, quando cucio il mio pezzo a metà, ci sia un angolo troppo definito dalla parte in cui non avviene l'arriccio, diciamo così. Per cui adesso vediamo come fare. Per quanto riguarda invece la misurazione del pezzo, io, come vi dicevo, ho avviato 100 maglie con i ferri del numero 4 e questo filato. Dunque, ho 40 cm, la circonferenza della mia testa è 56 cm, però io ovviamente, considerato che questo è un punto elastico che si allarga abbastanza, ho preferito stare un pochino, diciamo, indietro con i centimetri per evitare che poi il cappellino mi scivolasse. L'ho provato in passato e vi posso garantire che è abbastanza fastidioso, quindi diciamo che per una circonferenza della testa di circa 56 cm, che è una circonferenza normale di un adulto, dovete calcolare circa 15 cm in meno, ecco, diciamo così, come punto di riferimento, come misura di riferimento dovete utilizzare quello. Come vi dicevo, dopo aver fatto queste 7 fasce a maglia legaccio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, cominciamo nell'ottava, dopo che abbiamo iniziato a fare la parte mi sono persa, a maglia rasata, facciamo le diminuzioni. Quindi io ho contato delle 100, ho contato 48 maglie, adesso qua su questo ferro ne ho 52, dobbiamo fare due diminuzioni al centro. Come facciamo le diminuzioni? La prima la facciamo prendendo due punti e lavorandoli insieme, e la seconda invece passiamo la maglia e la passiamo su quella successiva. Quindi a questo punto, alla fine del giro, io avrò 98 maglie anziché 100. Vado fino alla fine del giro. Questa cosa la dovremmo fare per 3 volte. Questi sono proprio gli ultimissimi giri prima della chiusura. Quindi finiamo questa parte a maglia rasata, quella che vediamo, diciamo, da questa parte a maglia rasata, perché vedrete che sia da una parte che dall'altra il motivo è assolutamente identico, solo che io terrò come riferimento la parte in cui il motivo inizia con la maglia a legaccio.
Ok, adesso, visto che abbiamo 98 maglie, dobbiamo contarne 46. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 e 46. Allora, forse non ho contato bene. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 e infatti no, sono 47. 47. Allora, 47 perché è la metà di 98 meno 1, quindi ne facciamo 47, poi lavoriamo le due maglie insieme e poi dall'altra parte facciamo come abbiamo fatto nel giro precedente, che facciamo una maglia cavallata. Proseguiamo fino alla fine del giro. Quindi non 46 maglie, ma 47, avevo sbagliato di una, perché dovete fare 49 meno 2. Mentre prima ne avevo lavorate 48 perché erano 50 meno 2. Quindi 48 per il primo giro che sono 50 meno 2, quindi dovete fare sempre la metà del vostro lavoro meno 2. Allora, adesso, come sappiamo, dobbiamo fare il giro al rovescio. E nel giro al rovescio la situazione è esattamente la stessa. Lo facciamo insieme velocemente. Venticinque, ventisei, ventisette, ventotto, ventinove e trenta, trentuno, trentadue, trentatré, trentaquattro, trentacinque, trentasei, trentasette, trentotto, trentanove, quaranta, quarantuno, quarantadue, quarantatré, quarantaquattro, quarantacinque e quarantasei. Ecco, adesso sono 46. Questo la diminuzione la facciamo a dritto, quindi prendiamo insieme le due maglie a dritto, poi facciamo sempre, accavalliamo le due maglie e facciamo l'altra diminuzione. Vedete, qua si è formato una specie di treccina e questa treccina poi, quando io vado a piegare il pezzo, formerà un angolino un po' arrotondato. Lo vedete? Un angolino un po' arrotondato che ovviamente non vi fa vedere poi lo spigolo della cucitura e secondo me ha un effetto molto più carino. A questo punto io finisco il giro autonomamente e poi ci rivediamo per la chiusura. Allora, ho finito il mio giro a rovescio. A questo punto dobbiamo fare la chiusura. La chiusura è la chiusura consueta che facciamo, che è quella in cui prendiamo un punto e lo passiamo a dritto sul ferro di destra, dal ferro di sinistra. Poi prendiamo il secondo punto e lo lavoriamo a dritto. Prendiamo il primo punto sul ferro di destra e lo passiamo sul punto appena lavorato. E proseguiamo. Prendiamo a dritto e lo lavoriamo il punto dal ferro di sinistra, lo passiamo sul destro dove abbiamo quello già lavorato. Lo passiamo sopra e andiamo avanti. Quindi spostiamo
Spero che si veda bene. Allora, prendiamo il punto del ferro di sinistra e lo lavoriamo a dritto. Lo portiamo su quello di destra, prendiamo il punto già sul ferro di destra e lo passiamo su quello appena lavorato. E ancora uno. Lavoriamo a dritto, prendiamo il punto sul ferro di destra e lo passiamo su quello appena lavorato. Ancora dritto e così per tutto il giro, fino alla fine. Questo comunque è la chiusura classica, quindi diciamo che non mi ci soffermerei neanche più di tanto, per cui sapendo che a questo punto dobbiamo chiudere, adesso io chiudo tutta la mia riga e dopodiché ci vediamo per fare un po' il riassunto delle puntate precedenti e per proseguire con la cucitura, quindi con la rifinitura del pezzo. Ci vediamo dopo. Sono arrivata alla fine del giro, quindi adesso stacco il filo, prendo le forbici. Ah, una cosa che vi volevo dire, quando dovete fare le diminuzioni, se volete proprio essere sicuri di non sbagliare, al centro mettete il segnaponti che io vi avevo consigliato come opzionale, così siete sicure comunque che non sbaglierete. Allora, a questo punto abbiamo questa situazione qua. Adesso pieghiamo il nostro pezzo in due, così. Allora, i motivi sono perfettamente uguali sia da una parte che dall'altra, però come vi avevo detto preferisco che la parte, diciamo, esterna sia quella che comincia con il punto legaccio. Piego il pezzo e come vedete nella parte superiore dove ho fatto le tre diminuzioni, sono tre le diminuzioni su tre giri, sono i terz'ultimi giri prima del giro di chiusura. Quindi dove ci sono le tre diminuzioni qua il pezzo si è un pochino arcuato, diciamo che si è un po' ammorbidito l'angolo. Adesso dobbiamo cucirlo, quindi lo metteremo sul rovescio. Vediamo a che altezza siamo arrivati. L'altezza complessiva di questo cappellino è di circa 14 centimetri. Considerate il fatto che anche questo è un punto elastico che si tende quando si appoggia sulla testa. E considerate anche il fatto che questa è una specie di baschetto, quindi non deve essere particolarmente lungo come un cappellino normale, quindi teniamo conto anche di questo. A questo punto prendiamo il pezzo e lo pieghiamo sul rovescio. Prendiamo il nostro ago da lana, io perché ho lasciato il filo corto non lo so, vabbè, cose che accadono anche nelle migliori famiglie. E cominciamo a cucire il nostro pezzo. Io preferisco cucirlo da qua perché sono mancina, quindi prendiamo una solina da una parte e una solina dall'altra e proseguiamo così per tutto il giro. Non so se si vede bene, casomai ve lo faccio vedere meglio. Una solina da una parte e una solina dall'altra, vedete? Una solina da una parte e una solina dall'altra, una solina da una parte e una solina dall'altra. Non è difficile perché comunque appunto lo vedete. Una da una parte e una dall'altra. Questo è quello che avete dall'altra parte, una cucitura praticamente invisibile, vedete? Quindi fate un sopragitto prendendo una solina da una parte e una dall'altra, quelle più interne, in modo che appunto poi la cucitura dalla parte esterna non sia visibile. Io adesso proseguo con questa cucitura. E poi ci vediamo quando faremo l'altra, che è quella, diciamo, che ha la particolarità di creare poi la forma del cappellino. Ci vediamo dopo. Il cappellino sulla parte superiore è cucita. Adesso dobbiamo fare la cucitura laterale. La cucitura laterale, per farla, ripassiamo sul rovescio del cappellino e ci attacchiamo alla parte finale della maglia a coste. Allora, ci attacchiamo alla parte finale della maglia a coste e facciamo un primo punto che poi fermiamo
nello stesso punto, così, nello stesso punto, e poi lavoriamo. Questo adesso li mettiamo così e li lavoriamo man mano che facciamo il sopragitto. Quindi prendiamo un punto da una parte e uno dall'altra. Facciamo il sopragitto, ancora uno da una parte e uno dall'altra, e nel frattempo inglobiamo le due codine. Non mi è scappata, no, non mi è scappata. Ecco qua. Adesso torniamo dall'altra parte, inglobiamo le due codine e poi direi che è sufficiente così. Ecco qua. Poi il resto lo taglieremo via. Vedete, anche da questa parte praticamente non si vede la cucitura. Cosa facciamo? Adesso stiamo per arrivare al punto in cui parte il motivo. Scusate l'esitazione di poco fa, ma ho sentito un rumore e volevo capire di che cosa si trattava e quindi ho dovuto sospendere un attimo. Dobbiamo fare combaciare le due parti e infatti combaciano perfettamente. Arrivate alla fine, vedete, alla fine della parte a maglie a coste, facciamo due o tre punti per assicurarci che la chiusura sia ben ferma e poi proseguiamo in questa maniera qua. Lavoriamo soltanto su una parte, vedete che ci sono questi buchini? Questi piccolini piccolini qua, vedete? Dobbiamo entrare e uscire facendo una filzetta da questi buchini. Cercando di essere quanto più regolari possibile. E poi capirete anche il perché. Entrate e uscite. Non ha importanza che il filo sia corto, tanto non vi serve lungo, adesso vedete anche perché. Entrate e uscite dai buchini che ci sono alla fine del giro, cercando di acchiappare tutte le righe. Poi magari una salta, però l'importante è che gli intervalli non siano troppo distanziati, non siano troppo lunghi. Continuate a fare la filzettina. Ecco prendendola proprio sul bordo. Così. Così. E ci siamo quasi. Siamo quasi. Ecco direi che ci siamo. Vedete, quindi abbiamo lavorato lungo tutta questa circonferenza aperta. Adesso tiriamo bene il tutto. Tiriamo bene il tutto. Si forma questa, diciamo, rosetta. E la dobbiamo fermare. Quindi a questo punto facciamo tanti punti per riuscire a fermarla il più possibile in modo che non si apra. Lo
lavorando ovviamente in modo che non sia visibile sul davanti. Sul davanti avete questo risultato qua, vedete che bello. Continuiamo a fissarla ancora per qualche punto in modo che siamo sicuri che non si apra mai più. Di essere proprio sicura, perché poi dover rifare il lavoro a me scoccia. Nascondiamo un po' il filo, così tagliamo le codine che erano rimaste dalla chiusura sotto e rigiriamo il nostro baschetto. Vedete che bella forma carina che ha? Ha una bella forma carina. Cosa ci manca? Ci manca una rifinitura qua, in modo che quando poi lo indossiamo abbia un bel decoro. Il bello di questo cappellino è che possiamo indossarlo o come l'avete visto poco fa, oppure così. Questa parte qua va sul retro e lo potete indossare anche come cuffietta così. Però adesso facciamo il fiore e lo attacchiamo. Questa è una forma sicuramente un po' particolare per un cappellino che non è il solito cappellino che si vede in giro. Cosa facciamo? Facciamo il nostro fiore. Il nostro fiore lo faremo con l'uncinetto del 3,5, per questo vi ho detto di utilizzare un uncinetto anche. Facciamo il solito cappietto, poi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Chiudiamo con una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4 catenelle. Sono la prima maglia alta e una catenella di separazione. Maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Lo facciamo questo per 8 volte. 1. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne mancano altre 2, 7 e 8. Come vedete, anche in questo caso io sto già lavorando la codina di avvio in modo che poi non me ne debba più preoccupare. Faccio una catenella e mi ricongiungo alla terza catenella dell'avvio. Poi sposto un pochino le maglie in modo da distribuirle bene lungo tutta la circonferenza. Mi sposto con una maglia bassissima all'interno del primo archetto e faccio una catenella, una mezza maglia alta, due maglie alte, una e due, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Catenella, maglia bassa, mezza maglia alta, due maglie alte. Mezza maglia alta, maglia bassa. Per ogni archetto dovrò lavorare questa sequenza che è composta da, faccio una catenella di separazione, da una maglia bassa, una mezza maglia alta, due maglie alte, una mezza maglia alta e una maglia bassa. Catenella di separazione, archetto successivo, maglia bassa, mezza maglia alta. Maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa, catenella di separazione, maglia bassa, mezza maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa. Ci sono rimasti gli ultimi tre, quindi li facciamo insieme e finiamo il giro. 1. Abbiamo detto mezza maglia alta, due maglie alte, mezza maglia alta, maglia bassa, catenella. Archetto successivo, maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa, catenella. E così facciamo l'ultimo petalo. 1. 2, 3 e 4 catenella,
ci ricongiungiamo alla maglia bassa dell'avvio. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prepararci per il secondo giro di petali. Allora, questo qua lo tagliamo così non lo vediamo più e siamo più contenti. Poi li sistemiamo i vari punti sulla circonferenza in modo che siano ben distribuiti. Ecco qua. Adesso facciamo una, due e tre catenelle. Maglia bassa nella catenella del giro sottostante. Le 3 catenelle devono rimanere sul retro del lavoro. 1, 2 e 3 catenelle, rimaniamo sul retro del lavoro, ci ricongiungiamo alla maglia bassa del giro sottostante. 1, 2 e 3 catenelle e ci ricongiungiamo ancora alla maglia bassa del giro sottostante. 1, 2, 3. Cioè, scusate, alla catenella del giro sottostante, non alla maglia bassa. Ci ricongiungiamo alla catenella, 1, 2, 3, catenella, maglia bassa nella catenella, ecco era quello che volevo dire. Quindi, vedete? Queste catenelle rimangono tutte sul retro del lavoro, perché poi dovremo fare il secondo giro di petali, 1, 2 e 3. Ci ricongiungiamo alla catenella, facciamo una maglia bassa, 1, 2, 3. Ci ricongiungiamo alla catenella e facciamo una maglia bassa. Bassa, maglia bassa, 1, 2, 3, ci ricongiungiamo alla maglia di avvio, se riesco, è una cosa che io trovo complicatissima. Dopodiché con una maglia bassissima entriamo all'interno dell'archetto e facciamo una catenella, una mezza maglia alta, una, due, tre maglie alte, una mezza maglia alta, una maglia bassa. Vedete? E così ho il secondo giro di petali. Il fiore po potete metterci un po' quello che volete, anche un altro fiore che avete in casa o qualcosa da comprato, o qualche fiore che vi piace particolarmente, però diciamo che questo qua è quello fatto con lo stesso filato suo. Allora, abbiamo detto una maglia bassa, una catenella, 1, 2, 3 maglie alte, una mezza maglia alta, una maglia bassa, una catenella e archetto successivo. E così proseguiamo per tutto il giro. Io adesso questo lo proseguo autonomamente perché non c'è praticamente nessuna differenza. Tutti gli 8 i petali si faranno in questa maniera. Quindi io proseguo e poi ci vediamo per attaccare il fiore. Ecco qua, stavolta non mi sono fatta fregare e il filo l'ho lasciato lungo. A questo punto andiamo a cercare il nostro ago. Prendiamo il filo, lo infiliamo nell'ago e attacchiamo il fiore, avendo cura di farlo sistemare. Allora, intanto io passo nella parte un po' interna il filo così. Poi lo sistemiamo proprio in corrispondenza del buco e cominciamo a fare i nostri punti. Facciamo dei punti in modo che prendiamo sia il fiore che la parte sottostante. Vedete, io entro tra i due petali, poi rientro nella parte sottostante, anche qua lavoro di sopraggitto, entro tra i due petali. Poi entro nella parte sottostante, entro tra i petali, parte sottostante e lo faccio questo per tutti i petali. Entro tra i due petali, vedete? E poi esco nella parte sottostante.
cercando di sistemare il fiore in modo che sia più bello possibile. Ecco qua. Adesso se voglio ripasso anche random, diciamo non in maniera sistematica, in modo da fissarlo bene, però come vedete è già ampiamente fissato. Quindi questo è l'effetto finale. Questo poi lo nasconderemo. Farò qualche punto in più, poi lo nasconderò. Questo è l'effetto finale. Questo è il baschetto che si realizza con grandissima semplicità, come potete vedere. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, è semplicissimo da fare, ci sono voluti meno di 50 grammi di filato, vedete, questo è il secondo cappellino che faccio da questo gomitolo ed è rimasto ancora del filato, è velocissimo da fare, ci vogliono circa 3 ore se vi mettete insomma in continuità. E potete farlo anche in misura più piccola per i bambini, mi raccomando, per le bambine, mi raccomando, prendete sempre il campione e fate sempre il campione con il vostro filato, prendete la circonferenza della vostra testa e calcolate per la parte a costo 1,1 circa 15 cm in meno. L'altezza poi potete deciderla voi, ma insomma io starei sui 14-15 cm per non farlo venire troppo alto. E per il resto, appunto, lo potete decorare un po' come come preferite. Io magari qua adesso poi metterò un brillantino o qualcosa, insomma, poi finirò con qualche rifinitura particolare. È un cappellino molto semplice, potete utilizzarlo anche tranquillamente come regalo di Natale perché appunto si fa velocemente ed è sicuramente d'effetto una forma abbastanza nuova. Io vi ringrazio di avermi seguita fin qua, spero che il tutorial vi sia piaciuto e che abbiate la voglia di realizzarlo. Nel caso in cui ci dovessero essere dubbi o perplessità, vi invito a lasciarmi un messaggio qui su YouTube oppure a contattarmi sui riferimenti che vi lascio nell'info box. Per quanto riguarda i filati, vi lascio tutte le indicazioni. Da questa volta in poi indicherò pure i metri, in modo che se volete utilizzare un filato similare, che non sia proprio esattamente lo stesso, avete quantomeno il riferimento dei metri. Come vi dicevo, vi ringrazio ancora una volta. Qualora non l'aveste ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale in modo da non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. E intanto vi auguro buon lavoro e alla prossima!